Parliamo del Movimento 5 Stelle, abbiamo appena parlato di questo leggero calo e intanto però il Movimento già guarda le elezioni europee e si prepara una campagna contro le istituzioni di Bruxelles e contro la moneta unica con una serie di conferenze sui costi dell'euro. Grillo non va per il sottile, attacca direttamente chi, come per esempio Eugenio Scalfari, nei giorni scorsi aveva denunciato i rischi di una deriva populista e anti-europea del suo Movimento. Ce ne parla Elisabetta Margonari. La PUR e il Movimento 5 Stelle fa 90. Secondo Grillo è questa la ragione degli attacchi al Movimento. L'invasione degli ultra Scalfari, il titolo sul blog. E ce l'ha con Scalfari. Lo paragona ad Orson Welles, al falso notiziario dell'invasione degli alieni. Insomma, gli dà del bugiardo. Perché quell'articolo, se vince Grillo, il paese va a rotoli, pubblicato ieri dalla Repubblica, proprio non gli piace. Viene da pensare che il fondatore del quotidiano deve averlo colpito, se è così veemente nella replica. Il sistema manda avanti i suoi cani da combattimento senza alcun pudore. L'obiettivo per Grillo è chiaro, il Movimento 5 Stelle non deve vincere le elezioni europee. Questa ora è la partita, la prossima scadenza, quella che per il sistema di voto forse più si presta alla sfida del Movimento, che si prepara al rinnovo del Parlamento. C'è da fare le liste e definire il programma. Anche a questo servirà il ciclo di incontri con economisti di livello internazionale lanciato oggi dai gruppi parlamentari. La posizione 5 Stelle è chiara, tra i 20 punti di programma c'è pure il referendum sull'appartenenza alla moneta unica. Cercano di dar voce ad una posizione minoritaria in Europa e vorrebbero intervenisse pure il governo. Noi abbiamo un Presidente del Consiglio che continua a dirci che i trattati europei non si possono modificare. Quale più grossa bugia è mai stata detta da un Presidente del Consiglio? Non è vero, si possono modificare, dovrebbe solo avere il coraggio di andarli a ritrattare. Euroscettici, se è riferito alla moneta unica, potrebbe anche andare, però noi ci teniamo molto a dire che noi siamo assolutamente pro-Europa, cioè noi vogliamo stare all'interno dell'Europa, però capire in quali termini e soprattutto nella stessa maniera con tutti gli altri Stati.